può mai dire che cosa succede dietro alle persiane chiuse? No, questa me la devo ricordare. George, deve essere una guardona. Erano assolutamente senza alcun ritegno. Ma in una zona residenziale come questa? Ma è proprio qui che proliferano, in periferia. Ecco che cosa mi piace di lui e di sua moglie. Non sono schiavi del sesso. Speriamo che i nuovi inquilini siano gente per bene. Sì, che lo sono, sì. Cioè, no, voglio dire, sono sicuro che lo saranno, capisci? Sì, in questo caso potrei dedicare loro un paio di pomeriggi? No, ecco, vede, signora Parker. Ma guardi, le mie mattine sono già tutte impegnate, però... ho alcuni pomeriggi liberi. Cercherò di parlare con loro, signora Puffett, però io credo che si siano già arrangiati. No, ma guardi, sarebbe bello e anche conveniente potessi fare i due servizi. Potrei andare e venire a seconda delle necessità. Le pare? Certo. Non sarà la sola, sa? Per cortesia, parli con i nuovi inquilini, grazie. Ma sì, figuri. Adesso, visto che sono bloccata qui, vado a cercare qualcuno che mi rimorchi. Ma chi vuole che se la rimorchi? Ma non me, la mia sitica! Perché questa non è la casa della tua amica, qui siamo al numero, al numero 4, sì, qui siamo al numero 4. Oh, ma chérie, ma perdonami, ho visto la tua macchina qua fuori, la porta aperta, benvenuto sulla sardina. La porta aperta, maledizione, dannata signora Paola. Iris, via. Davide, tesoro, scusami ogni tanto, spero che tu abbia già preso il tè. Ciao cara, non ti avevo sentita arrivare. Oh, la prossima volta suonerò il campanello d'allarme allora. Perché non lo posate? Eh sì, è anche molto pesante. Allora cara, la lezione com'è andata la lezione? Bene, grazie. George! A proposito, qualunque cosa lei ti potesse dire è una menzogna, non ci crede, perché poi questa storia della convivenza. Ma io voglio sposare te, cara tesoro, perché è stato importante che tu abbia detto che non ti importava. Io? Sì, perché io voglio essere importante, perché tu sei già molto importante. È solo questa questione dell'importanza che sta un po' perdendo l'importanza, capisci? Ma... Sceriffo, lo stesso non ho capito niente, ma vieni qui! Oh, finalmente! Oh, che bello! Quello che dici è tutto già vero. Vieni, vieni, noccioline. Che cosa c'è, signora Paffet? Ho portato altre noccioline. Ma sì, non abbiamo ancora finito quelle lì, scusi, eh. Ma è troppo occupato forse a fare altre cose? Ok, guardi che non è ancora successo niente qua, signora Paffet. E lei può fare anche molto meglio di queste. Scusi, ma lei... e sarebbe la nuova inquilina della casa accanto, per caso? Ma che brava! Sì, abbiamo traslocato oggi! Però ha fatto presto diventare amica dei vicini, no, eh? No, sì. Signora Puffett, forse sta leggermente fraintendendo. Sì. Lei ignora che oggi è il mio compleanno. Oggi quest'oggi è il mio compleanno. E si figuri che da quando sono uscito di casa questa mattina un sacco di persone, anche sconosciuti, mi saltavano addosso per strada, mi abbracciavano, mi baciavano, dicevano buon compleanno! Ma tutti persone di tutti i tipi, anche il vicario, signora Paffet. Addirittura. Per caso vorrebbe baciarmi anche lei, signora Paffet? Oh, non ci penso affatto! Ma signora Paffet, oggi il mio compleanno vale solo per oggi, eh. Allora, Giulie? Oh, signor Brassi! Eccolo qui! Così possiamo parlarci un po'. Oh. Sì. Dove diavolo è? È uscito un attimo a correre. Ancora? Ma non so fare altro. No, signor Brassé, sono usciti tutti a correre. Per farle
farsi venire l'appetito per cena. Appetito. Sì, sì. Credo che non ci sarà alcuna cena questa sera. E perché? La signora Puffet ha messo la testa nel forno a gas. Santo cielo, non è il momento di suicidarsi. Ha problemi a far salire la pressione. Oh, strano. A me pareva che la facesse salire tutto quando stava in una stanza. Comunque, devo dire che le cene improvvisate sono sempre più divertenti. È vero, cucina. È venuto a abitare vicino a gente piuttosto strana, lasciatelo dire. No, papà vedrai che sì, appena sarà passato tutto si sistemerà. Non credo che cambierà molto la situazione. No, 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 no. Ti ha mai detto che passare metà della sua vita a correre? No, quello non me l'ha detto, ma vedrai che tutto si sistemerà. Adesso vado in cucina a vedere la testa della signora Puffet nel forno. Con tutto ciao, questo... a dopo! Ciao, ciao, ma con tutto questo correre potrebbe diventare un buon pompiere. Ma dai! Arriva la prima all'appello, per esempio! Ma davvero? Ma lui non vuole diventare un pompiere? Cosa vuole ottenere allora? Arrivare prima alla fermata dell'autobus? Santo cielo, che roba! Non ce l'ha! Ehi! Faccio più! Tutto bene, fuori? Ah, non ho potuto godermelo! Ma c'è un tramonto favoloso! Sì, il cielo era in fiamme, eh! Fiamme? Un incendio giallo e rosso! Rosso? Sì. Fuoco? Non mi dica! Disgraziato! Voglio sapere che cosa le ha fatto! Ma non le ho fatto niente! Allora perché sta facendo le valigie? Ma io non sapevo neanche che le avesse disfatte! Stava cercando di scappare via, capito? Ah sì? Stava correndo in giardino, forse? No, eh? Ah! Dov'era allora? Era lungo la strada, l'ho visto dalla finestra. Ah! E l'ho raggiunto prima che arrivasse la sua auto. Non è che per caso lei stava cercando di scappare, Alan? Non comportarsi meglio di così quando sarà sposato. Ma io non mi sposerò! Cosa? No, voglio dire, se potrò evitarlo, non lo farò. Ma lei ha detto a Julie che... Ma non sono stato! Ancora! Cosa è successo? Signor Brasse! È proprio giusto il momento giusto! No, no, santo cielo! No, no, no. In cucina! In cucina! Un'esplosione! Signore! Sì! Fuoco! Fuoco! Oddio! Vado! Ma dove va? Ah, vado a correre un po' in giardino per farmi vedere il fuoco. Greta! Finalmente eccoti qua! Chi parla? Sono io, non mi riconosci? No, io l'ho veduta nel cesto della biocchia avere botta. E credo di essere un po' ubriaca. Appena, appena. Ero lì lì per andarmene e ti avrei lasciato qua. Ma io ti conosco? Non dirmi che ti sei dimenticata, eh? Di che cosa? Ma sono io, non mi riconosci. Chi? Ma ci siamo incontrati a un party, ci siamo dati un appuntamento. Sei sicuro? Oh, sì, adesso mi ricordo. Credo che ti chiami... Rogers! Alan!